Ragazze, bentornate in un nuovo vlog. Come state? Allora, oggi è mercoledì 7, no, 6, scusate. Sono all'incirca le 10:30. Aspettate che trovo un punto così chiacchieriamo un po' tranquille. I bambini sono al parco con mia suocera. Allora, vi aggiorno un po' su Nathan. Per chi ha seguito il video di ieri sapete che Nathan, Liam ha fatto 3 giorni di febbre, dovremmo averla passata. Nathan ancora ha febbre, mi metto qui. Ha ancora la febbre e siamo andati ovviamente dalla pediatra con la quale sono ovviamente in contatto. Gli ha fatto il prelievo delle urine, poi aveva la macchinetta lì, quindi ha visto subito il risultato. Per fortuna non ci sono infezioni. L'ho portato la mattina a fare il tampone, per fortuna negativo. L'ha visitato e ha detto che ha la gola arrossata, per cui potrebbe essere o sesta malattia e quindi avere ancora 1 o 2 giorni di febbre, poi la comparsa dei puntini, oppure se non compaiono i puntini significa che è semplicemente virus che gira tra bimbi, avendogli appunto preso la gola. Anche stanotte ha avuto la febbre, poverino, ieri è stato bene, dalle 12:30 fino alle 7 non ha più avuto saliscendi di febbre. Poi alle 7 gli è risalita e poi gli è scesa. Io comunque li sto portando anche nel nostro cortile, giardinetto, anche fino alle 8:30 col passeggino ci alterniamo io e mia suocera, perché finiamo di cenare e va lei, quindi cambiamo i pannolini e tutto, va lei una mezz'ora abbondante, io finisco magari le cose in cucina, poi la rientra e vado fuori io. Facciamo così perché loro sono molto più tranquilli e sto anche cercando appunto di spostare l'orario della nanna. Prima andavano a dormire verso le 8, adesso verso le 9, quindi così mi trovo anche meglio. Sapete che è un mesetto abbondante che ho cambiato un po' gli orari, quindi prima cenavano alle 17:20, 17:30, adesso 18:30, 18:40, fanno il bagnetto prima, invece fino a un mese e mezzo fa facevano il bagnetto alle 8, quindi insomma stiamo ovviamente cambiando un po' i ritmi, stanno crescendo. È duretta perché la notte gli sale alta, gli viene alta, scusate, ho sbagliato i verbi, gli viene alta e quindi insomma una mamma sta sempre sul chi va là. Ovviamente è sotto Nurofen, faccio il nome perché comunque è un medicinale da banco, non serve la ricetta, quindi insomma posso dirlo con tranquillità e nulla, quindi speriamo di essere verso la fine perché veramente è tosta. In più fa caldo, in più Nathan ha messo fuori il primo trattino di dentino qua sotto, mentre Liam è verso il settimo, lui ormai li ha fuori, ecco. E quindi nulla, sono giornate diciamo un po' toste, non posso negarlo, no? Anche perché poi quando i bimbi stanno male, le mamme stanno male, quindi è tutto un circolo così. E detto questo, ragazze, stamattina non finivo più di fare le cose in casa perché mi sono incaponita a lavare le finestre perché abbiamo avuto un continuo piovere. Io in questo mese le ho pulite, avete visto dai video, ma in velocità, quindi con lo spray e la carta, ma oggi le ho pulite a fondo, ho pulito anche un po' la zanzariera, il davanzale fuori. Avete visto, mi sono arrivati i rulli nuovi della Tineco, la lavasciuga con la quale mi trovo molto bene, su cui ho un codice sconto perché diverse di voi me l'avete chiesto su Instagram e mi hanno mandato anche un nuovo detergente e dopo il pranzo utilizzerò quella, così vi faccio vedere. L'ho già preparato, ho già messo il tappino di prodotto. Con la Tineco mi trovo veramente molto bene, secondo me è un prodotto molto valido, veloce perché aspira e lava contemporaneamente, quindi è veramente una favola. E niente, quindi ci tenevo a farvelo vedere perché so che diverse di voi la vogliono acquistare e mi chiedevano se avevo un codice sconto. Ce l'ho, vi lascio tutto nell'info box. E mi avete chiesto di nuovo per Purit, il purificatore del lavandino. Su quello purtroppo non ho un codice sconto, ma se ben ricordo il kit con dentro anche 3 ricariche costa sui 30 euro. Non vorrei sbagliarmi. E niente ragazza, adesso abbiamo fatto colazione al bar,
e i bambini sono al parchetto. Nathan è un po' nervoso, però quando poi ci mettiamo lì sotto gli alberi, non ci sono bambini perché comunque Nathan è un po' così, non voglio insomma che stia vicino ad altri bimbi, e non ce n'è per il momento, sono tutti grandicelli. E loro stanno lì, mio marito mi ha chiesto di andare a prendergli le solite fettone che compro spesso, scusate, in macelleria. Buongiorno, ci sono. Quindi adesso vado a prenderle, così faccio una passeggiata e mi distendo un po'. E so che qualcuna di voi me lo chiederà perché siete veramente molto attente. Ho utilizzato la nuova matita delle sopracciglia della Revlon, per me è veramente bellissima, vi faccio vedere. Può sostituire benissimo quella della Wet n Wild, mi trovo proprio bene. Ultimamente sto facendo sempre la treccina per cercare anche di tenere un po' più ordinati i capelli, ma con questo mese vado a tagliarli almeno fino qua, in modo da non dover sempre fare la coda, perché sinceramente mi sono stancata. E niente ragazzi, adesso vado a prendere la carne. Per oggi a pranzo, avete visto, ho fatto rosolare le zucchine che avevo tagliato ieri sera. Ho poi aggiunto mezzo bicchiere d'acqua, lo stracchino, l'olio d'oliva, ho frullato e sarà un pesto di zucchine e stracchino veramente buonissimo. Ci farò la pasta fresca perché cuoce con più velocità, quindi per quello. Invece per stasera farò i gamberoni. Il pesce, i gamberoni nella friggitrice ad aria, quindi poi vi lascerò una clip, spero di ricordarmi, per farvi vedere l'effetto finale, e accompagnerò con insalata, quindi molto veloce, molto secondo me buono, fresco e via. Per poi i gamberoni, che buoni sono, gamberoni, sale e pepe alla fine. E niente ragazze, guardate che bello qui, questa è la chiesa dietro il parchetto. E qui è stato battezzato Alex. I gemelli, me lo chiedete, saranno battezzati anche loro. Siamo un po' tardi coi tempi, ma speriamo entro comunque ottobre-novembre di battezzarli nel nostro paesino. E diverse di voi mi hanno detto se gli do il latte fresco nostro. Ho chiesto ieri alla pediatra e mi ha detto sono ancora un po' piccolini, aspettiamo i 15 mesi, quindi andiamo avanti col latte 3 in polvere. E nulla, ragazzi, ora mi alzo. Opla! Piccolo break fatto, andiamo a prendere la carne e ci vediamo dopo.
I can't breathe without your love.
che mi sono le 13:10, i gemelli già dormono. Io ho finito di pulire ora con la Tineco, infatti ora tiro già giù le sedie perché si asciuga in velocità. Ho rimesso l'acqua nel serbatoio, così sto facendo l'autopulizia. Io, come vi ho già parlato in altri video, mi trovo veramente molto bene, è molto rapida, asciuga in velocità, il detergente pulisce bene, non ha uno di quei profumi che mi piace tanto anche a me, che si sente molto, è più un prodotto industriale, tipo quelli che si usano nelle imprese di pulizie, quindi ha più, diciamo, un'azione igienizzante che di profumo, quindi ecco, non aspettatevi che abbia un profumo molto intenso, tipo i prodotti che compriamo nei negozi, ecco. Però è veramente ottima, io ve la consiglio. Tineco mi piace tantissimo, secondo me ha dei prodotti molto validi e comunque con prezzi abbastanza accessibili. Io comunque vi lascio il codice sconto nell'info box e poi se volete qualche dettaglio in più scrivetemi pure in direct o qui sotto nel video su YouTube. Ora vi mando un bacio. Finisco col piegare queste cosine qui e nulla, ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio.